Germinario, eccolo qui, Germinario che è entrato in campo con il piglio giusto. Sei entrato in campo, hai sfiorato il gol del 3-1. Insomma, Zeman ti ha dato una bella chance. Sì, io ci speravo perché comunque durante la settimana do sempre il 100%, mi metto sempre a disposizione della squadra. Quindi il mister mi ha dato questa occasione e ho provato a dare tutto quello che potessi dare. Eravamo sull'1-1, quindi volevo aiutare la squadra. Ci sei riuscito? Ci sono riuscito. Spero di esserci riuscito. Potevo fare gol, infatti in quell'occasione l'avessi fatta scendere un po' di più la palla, magari sarebbe pure entrata. Però sono contento perché i 3 punti li abbiamo portati a casa e sono soddisfatto. Tra l'altro ho visto anche... E si era visto poco oggi, quando la palla ce l'aveva Palmiero, comunque c'era la palla dell'attaccante, tu andavi a cercare di inserirti proprio come chiede Zema nelle mezzale, di andare ad attaccare l'area di rigore. Sì, sì, il mister ce lo chiede spesso, soprattutto nelle mezzale, di inserirci. Poi loro negli ultimi 20 minuti erano molto scoperti, davanti alla difesa c'erano molti spazi, quindi una volta che vedi quegli spazi lì, ho cercato di sfruttarli il meglio possibile. Mi sono arrivate 2 palle, infatti ho fatto 2 conclusioni ed è andata come è andata. Speravo di poter far gol, però te l'ho detto, l'importante era ottenere 3 punti e l'abbiamo fatto. Ma con la squalifica di Rafi a Messina ci speri in questa maglia da titolare o c'è Aloy nelle gerarchie? Uno ci spera sempre, uno durante la settimana fa vedere quello che può dare alla squadra, poi spetta al mister scegliere. E aspetta lui mandare gli 11 in campo. Io sicuramente spero di farmi trovare pronto nel caso lui mi dovesse chiamare in causa. Ti chiedo Germinario, dovevi andare via a gennaio, c'erano tante squadre, si era parlato di un accordo fatto con il Cerignola, poi altre società, alla fine sei rimasto. Avere un maestro come Zeman potrebbe esserti utile quanto? È utilissimo, sicuramente è qualcosa che perlomeno tutti hanno sognato, perché comunque si tratta di un grande allenatore, e quindi devo dire che la scelta di rimanere alla fine è stata un'ottima scelta, perché comunque mi è andata bene, sperando che, come ho detto prima, possa sempre più dare il mio contributo per aiutare la squadra, soprattutto per arrivare bene ai playoff. E niente, quindi ora ascoltiamo il mister e spero di apprendere più metodi possibili di quello che ci dice di mister durante la settimana. Proviamo con una battuta con il sorriso. Io in settimana all'evento della Pescara Calcio ho chiesto sia a Craia, ma soprattutto a Cuppone, a Merola, dei Gradoni, mal di gambe. Lo abbiamo chiesto ieri a Zeman in conferenza, ha detto no, abbiamo fatto poco o nulla con i Gradoni. Ma qual è la verità? Per ora abbiamo fatto poco o nulla, però è spaventosa la cosa. Sì? Sì.